famiglie delle tracce delle due guerre mondiali. E poi invece l'ultima iniziativa è stata molto simile a quella realizzata con il volume Io Cielo, perché si chiamava Percorsi di memoria e ha portato anche in questo caso dei lavori incentrati su personaggi storici, cui monumenti, strade, piazze, cui sono dedicati, cioè dedicate nella nostra città a personaggi famosi. Quindi diciamo, è una replica, è un doppione di questa iniziativa, quella realizzata con Io e il Cielo? No, perché la No. particolarità, no, e no, perché la particolarità deriva proprio da questa idea, e allora faccio ancora un omaggio a Gloria Fazia, un'idea tutta sua, di Io Cielo, appunto, questo elemento in più di fantasia, approcciarsi alla storia, facendo finta di essere presenti quando gli avvenimenti storici che hanno caratterizzato l'epoca dei personaggi prescelti si sono svolti. Io penso che questo elemento in più sia stato particolarmente fruttuoso perché credo abbia stimolato parecchio l'interesse dei ragazzi che hanno partecipato, tant'è che i lavori che abbiamo ricevuto sono tutti veramente estremamente interessanti e belli. Questo ci ha messo anche in imbarazzo per certi versi, nel senso che fare una premiazione non è stato, quindi con una diciamo gerarchia anche delle valutazioni, non è stato affatto semplice. E poi abbiamo deciso di premiarli tutti questi lavori, pur mantenendo anche comunque una gradazione nella valutazione, perché alcuni lavori sono indubbiamente più complessi e più curati di altri, ma anche gli altri andavano secondo noi premiati, quindi alla fine ne abbiamo premiati quattro, raddoppiando anche, diciamo, la cifra prevista, che cifra che va poi spesa, come sapete, nell'acquisto libri, quindi ecco la finalità, diciamo, complessiva dell'iniziativa, quella di favorire anche non solo la conoscenza, ma anche la lettura e la scrittura, cosa che è avvenuta con la pubblicazione di questo bel volume. E in questo modo io do i risultati allora della valutazione e quindi della premiazione. Abbiamo raddoppiato con un buono per l'acquisto di libri 200 euro per ognuno dei volumi, dei contributi. Allora, che vanno? Quindi il primo premio moltiplicato per 4 va alla classe della Pio XII, la prima L, per il lavoro Mamma Rosa, poi alla prima N della Bovio per il mio diario e alla prima A, sempre della Bovio, per il lavoro su Umberto Giordano. La Bovio è anche presente, però con la prima D per il lavoro su Nicola di Bartolomeo, anche questo molto apprezzato. Non è. E poi per finire alla Santa Chiara Pasco di Altamura, la prima A per il lavoro su Umberto Giordano. Gli altri, ripeto, non rimangono a mani vuote. 100 euro in acquisto libri vanno poi all'Istituto Marcelline, la prima A per il lavoro su Federico II e le bellezze di Foggia, alla Bovio 1, alla prima B della Bovio per gli uomini nelle fosse, molto particolare, molto apprezzato anche questo, alla Santa Chiara Pascoli Altamura, la prima C per il lavoro su Giuseppe Rosati e infine alla prima E, ancora una volta della Bovio, per l'intervista impossibile a Giuseppe Rosati. Io ringrazio, ormai io spero che ci sentiranno almeno indifferita gli studenti che saluto qualora faccio i complimenti a tutti i partecipanti, se ci sentiranno dopo, per il lavoro svolto, l'impegno impiegato in questa iniziativa. Faccio i complimenti e ringrazio anche per la loro presenza oggi ai dirigenti delle scuole che hanno partecipato, ai docenti di riferimento. Non vi nominerò uno per uno, del resto ci siamo già salutati e ringraziati per quelli che ci sono qui
ampiamente, visto il tempo che stringe. Ringrazio anche ovviamente l'associazione Amici della Fondazione Gloria Fazio, ma c'è anche Barzocco che ne fa parte, per l'impegno che non è stato facile, anche il vicepresidente Gaetano Cristino che ha dato un contributo anche lui notevole nella realizzazione del volume, che è un bel volume e io sono contento di averlo a casa. Sul piano pratico, abbiamo deciso di delegare a Gloria Fazia, che ha i rapporti più stretti con voi insegnanti e dirigenti, come operare. Nel senso, la fondazione trasmetterà a chi, dopo un accordo appunto con Gloria, sarà designato, una lettera, che è una sorta di lettera di credito, nel senso che esibendo questa lettera presso una qualsiasi, non abbiamo voluto fare preferenze fra le diverse librerie di Foggia, questa mail potrà appunto rispettivamente spendere 200 o 100 euro in libri, nei libri da voi scelti. Ringrazio ancora tutti, buon lavoro e buona estate a questo punto. Cedo la parola a Presidente Gloria Fazio e grazie ancora. Grazie. Allora, grazie a tutti per la presenza, ma soprattutto a tutti quelli che hanno partecipato a questo concorso, che come voi ovviamente sapete, nasce dalla volontà di far raccontare il passato ai ragazzi per un metodo che credo la gran parte di voi applichi quotidianamente quando si insegna la storia, cioè cercare di trasportarsi in quel periodo e non assumere solo informazioni, date ed eventi. Quindi abbiamo tentato di aggiungere dei valori, diciamo, emozionali al racconto storico, di modo che diventa ancora più comprensibile il periodo scelto, il personaggio scelto. I ragazzi quindi sono entrati in prima persona, con i piedi, proprio nel passato, e quindi io penso che sia stato anche per loro un momento interessante, diciamo di divertimento intelligente. Dispiace dover fare questa riunione così tra di noi, così asettica, sarebbe stato bello per i ragazzi. Diceva il presidente che abbiamo fatto delle scelte ovviamente condivise, tutti i lavori erano belli. Una cosa che vorrei dire è che il quantitativo di libri è non di cifre altissime, ma anche perché noi siamo stati invogliati dalla qualità dei lavori a stampare il libro, quindi la fondazione ha impiegato una bella cifra per stampare un libro che è veramente, lo vedrei proprio da utilizzare nelle scuole, insomma, dai nostri ragazzi, perché sono lavori precisi e nello stesso tempo fantasiosi, quello che volevamo. Quindi i premiati sono, e lo ridico perché forse il presidente, almeno per gli appunti che ho io, ha detto qualcosa di diverso. Comunque, io c'ho la lettera del segretario. Sì, aspetta, dai. Allora, Mamma Rosa, verifichiamo. Parliamone brevemente. Mamma Rosa, la storia di Rosa del Vento. Ecco, una cosa che dispiace facendo una presentazione così, ma potremmo recuperare però l'anno prossimo, è che i lavori sono anche belli, non sono soltanto buoni, ma hanno anche un bell'apparato scenografico, ne parlerà poi Gaetano. Lavori, disegni, ma anche come scelta di presentazione. Allora, Mamma Rosa, la storia di Rosa del Vento, della prima L della Pio XII, qui vedo Tommaso Palermo, ci è piaciuto molto per i contenuti, ma anche per i disegni, per la confezione, chiamiamola così, un po' anticata, che sembrava veramente uscita da qualche centinaio di anni. Molto interessante. Un altro, il mio diario della prima N della Bovio, quindi la professoressa Gabriella, vero, del vecchio? E questo, devo dire, mi è piaciuto molto proprio personalmente, perché per chi non l'avesse visto, vedendolo stampato fa un altro effetto, ma oltre all'idea simpatica del compagno di scuola di Umberto, so che è veramente entrare nel tempo, c'è questo bel volumetto, questo aspetto di diario, questa agendina, una Moleskine dell'epoca, che insomma dà proprio l'idea della naturalezza del racconto. Poi c'è l'Umberto Giordano della Pascoli Altamura, che è un lavoro invece di altro.
Altra modalità, ci sono le parti scritte e le parti le fotografie, quindi proprio un lavoro quasi tradizionale, però sempre presentato in maniera appariscente. E poi abbiamo Nicola Di Bartolomeo della prima D della Bovio, che è l'aspetto di un ebook, quindi c'è anche questa scelta di utilizzare un metodo diverso, e lo abbiamo premiato per l'accuratezza di alcuni momenti, dal fatto che si parte da questa personalità di Nicola Di Bartolomeo e poi si visitano un po' tutti gli aspetti sociali di quel periodo, quindi è, diciamo, un po' a 360 gradi. Poi ci sono gli altri quattro che diceva il presidente, sono veramente tutti interessanti, a cominciare dall'altro ebook, che è quello delle Marcelline, saluto la dirigente, le amiche, i docenti, che anche questo, insomma, è stato un lavoro ben fatto, molto interessante, su Federico II e le bellezze di Foggia. Un altro lavoro che è piaciuto tanto, però è rimasto in questa fascia, è Uomini nelle fosse, e questo è interessante perché quando noi abbiamo dato alle scuole l'elenco dei personaggi da visitare, in cui immedesimarsi o altro, io ci ho tenuto a mettere anche delle persone qualunque, quindi non soltanto i grandi protagonisti della storia, e quindi gli uomini nelle fosse sono gli sfossatori delle varie compagnie che si occupavano delle fosse granarie, quindi questo lavoro di ricerca è anche qui molto interessante come apparato iconografico, ha centrato abbastanza l'oggetto. Poi l'ultimo, e direi che è proprio l'ultimo, però li vogliamo bene lo stesso, e a questa intervista è impossibile a Giuseppe Rosati che si è un po' sprecato poco della prima, però interessante da leggere, seppur breve, seppur privo di quella, diciamo, accuratezza anche delle immagini che hanno caratterizzato gli altri. Diciamo che tutti hanno il loro interesse, tutti sono piacevolmente leggibili e tutti fanno questa bella figura nel libro, che ripeto, non premia la bellezza dei manufatti, che anche questo è valso molto anche nel nostro esame. Ci rimangono 7 minuti. Come diceva il presidente, poi vedrò a chi mandare. Non so, voi ditemelo anche con un gesto, la mando ai dirigenti o la mando quando è un docente unico, vabbè, è facile. Quando è un gruppo di docenti la mando a uno di loro e poi vanno insieme a scegliere i libri? Perché Gabriella, tu si perda nei meandri. No, mandiamolo. Mi scusi, dottoressa, sì, Mazzia, no, la Scattrito si interessa della biblioteca, quindi quale professoressa migliore sono, è più indicata? È lei la referente. Ok, per la Bovio sì, vado io. Va bene, il nome, sì. Alle Marcelline io mi fido anche della dirigente. È indifferente. C'è un rapporto tra di loro molto... Allora, scusatemi, abbiamo 6 minuti pieni. Io darei la parola. Io ho finito. Ciao. Giusto una parola per dire. E ci sentiamo. Gloria, c'erano due duplicazioni. Devo cassare io, purtroppo, è la lettera che ho avuto dalla segreteria. C'erano in effetti duplicazioni su Umberto Giordano che apparivano due cose diverse e su Rosati anche. Vabbè, correggiamo. Dovrebbe essere quella mia. Devo passare, lo scoprirete dalla lettera. Storia che mi fa la segreteria. Mi sembravano un po' troppi poi i lavori. Va bene così. Va bene. Allora, Gaetano. Sì. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Hai 5 minuti. Allora, quanto? 5 minuti. Saluti compresi. Anche meno. Come ha ricordato Gloria Fazia, ci sono dei libri che vanno non soltanto letti, ma anche visti. Questo perché accanto alla lingua, a volte per esprimersi c'è anche bisogno dei segni, del disegno, appunto. Io vorrei ricordare quello che ho letto in uno di questi lavori, un lavoro che ha provveduto non soltanto a fare ricerca, ma anche a indicare quelli che sono i vari gradi, un po' ha indicato il backstage della ricerca.
c'è stato chiesto agli allievi perché questo lavoro, questa ricerca vi è piaciuta, e alcuni hanno scritto: cioè, mi è piaciuto perché abbiamo lavorato in gruppo, e poi mi è piaciuto perché questo lavoro ha stimolato il mio senso artistico, e ha stimolato la mia curiosità, la curiosità di tutti. Ecco, se siamo in linea proprio con quello che moltissimi anni fa diceva Francesco De Bartolomeis, la sua famosa La ricerca come antipedagogia, e cioè si è andato oltre il libro di testo. Gli insegnanti in pratica hanno spostato l'attenzione degli allievi dai dati della conoscenza ai processi per acquisire questa conoscenza, e sono processi che comprendono sia il linguaggio, sia appunto il disegno, ma comprendono tantissimi elementi, per esempio tanti modi di esprimersi. È stato ricordato la forma diaristica, è stata ricordata la ricerca storica, tanti elementi in pratica che io ho trovato in tutti gli elaborati, che riassumono un poco tutti i modi di esprimersi. Io ovviamente ho dato maggiore attenzione all'aspetto visivo, all'aspetto della produzione artistica, e devo dire che a volte hanno anche suscitato in me qualche curiosità. Per esempio c'è un documento che hanno riportato i ragazzi dove si dice che sul piano delle fosse, o piano della croce, c'era appunto una croce in ferro, e noi sappiamo che la croce era in pietra, però è un documento, e questo ha suscitato la mia curiosità. D'ora in poi farò un poco di ricerche per appurare se effettivamente c'era una croce in ferro che ha preceduto quella in pietra. Però anche se dal punto di vista, diciamo, della tradizione diciamo letteraria, tutti gli elementi sono stati toccati, anche dal punto di vista dell'espressione figurativa, i ragazzi hanno toccato tutto, cioè hanno disegnato, e hanno disegnato a volte come si conviene ai bambini, ai ragazzi, diciamo agli adolescenti, ma a volte qualcuno ha dimostrato anche di avere capacità di elaborazione, quasi che fossero già predestinati a fare arte, a fare fumetti. Altre volte hanno anche utilizzato gli strumenti espressivi visivi contemporanei, come la fotografia, per esempio. Per cui ci sono tutti questi elementi che mi hanno attirato. Vicepresidente, abbiamo 30 secondi per salutarci, poi cade la linea. Va bene, allora dico questo, che ero reduce da una mostra sui libri di artisti, e quando ho visto tutti gli elaborati ho detto: questi sono dei veri e propri libri di artista. È vero. Perché ognuno di essi aveva una unicità strabiliante. Un'altra cosa però vorrei dire, e chiudo davvero, che ho visto le firme dei ragazzi, per esempio, che rispondevano ad alcuni quesiti, e tra queste firme ho visto anche nomi che sono estranei alla nostra tradizione, e quindi stranieri. E questa è una cosa bellissima, perché significa iniziare un processo identitario anche per questi ragazzi, una comunione fra tutti. E qui vorrei firmare, anche se avevo
preso tanti altri appunti, lascio la parola agli altri. Presidente, io saluterei per salutarci, complimenti. Che cada la linea poi. No, vorrei in conclusione sottolineare che il premio poi principale è appunto aver deciso, perché i lavori erano veramente strabilianti, come ha detto il vicepresidente Gaetano, decidere di pubblicarli e quindi distribuirli a tutti i ragazzi. Questo penso che sia il premio forse più gratificante. Grazie, sì. Grazie. Ma forse ci concedono, vedo che i 30 secondi mi sembrano passati. Sono passati. Intanto sì, forse riusciamo a scattare qualche parola a voi, ai dirigenti, agli insegnanti. Intanto veramente complimenti ancora e buone vacanze quando arriverà. Grazie. 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 Allora. Va bene, allora io vi saluto, ma vorrei strappare al presidente una proposta di cui però abbiamo già parlato. Facciamo comunque una piccola mostra dei lavori, facciamoli vedere alla cittadinanza, quando riprendiamo, quando possiamo riassembrarci. Va bene, grazie a tutti. Ti ringraziamo, va bene. Ti auguriamo buona giornata e appunto. Grazie, grazie, alla prossima. Ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci.